A 10 giorni di distanza da San Cataldese Gela, lo stadio Valentino Mazzola torna ad ospitare un nuovo affascinante derby. Dopo aver raccolto soltanto 2 punti nelle ultime 3 partite, la San Cataldese prova a riprendere la propria marcia e lo fa affidandosi al proprio pubblico, alla propria gente, al proprio stadio, dove ha raccolto 10 degli ultimi 12 punti disponibili. La Cireale vuole invece continuare a sorprendersi e a sorprendere. Vuole continuare a vivere questo autentico miracolo sportivo che lo vede al secondo posto alle spalle del Troina, nonostante i 1000 problemi societari, nonostante una società quasi inesistente. L'undicesima giornata è il girone I del campionato di Serie D, ma soprattutto è il giorno di San Cataldese Cireale. Buon pomeriggio da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Diliberto. Grande cornice di pubblico al Valentino Mazzola, ben 400 i tifosi arrivati da Cireale, unità più o meno. Andiamo a dare subito lettura delle formazioni scelte da Rosario Marcenò e Pietro Infantino. Marcenò si affida a Dolenti, Tosto, Carrozzo, Costanzo, Di Marco, Zappalà, Bruno, Sessa, Wattara, Ficarrotta e Sicurella. La Cireale invece deve rinunciare all'ultimo momento a Barraco, il capocannoniere, che quindi si accomoda in panchina. Infantino si affida a Barbieri, Dadone, Manes, Di Maio, Lordi, Cocimano, Palermo, Aloia, Lonigro, Gualdi e Albertini. In panchina per la San Cataldese Letizia, Fragapane, Alba, Giarrusso, Bello, Pignatone, Raimondi e Continuo e Maniscalchi. Per la Cireale invece Scapolo, Lombardo, Barraco come detto poc'anzi, Scapellato, Maccioni, Aleo, Trippa, Pannitteri e Sciannamè. Arbitrerà la partita il signor Giulio Bonaldo della sezione di Conegliano, coadiuvato dai signori Francesco Monella della sezione di Chiari e Antonio Di Lauro della sezione di Frattamaggiore. È quasi tutto pronto per l'inizio di questa sfida tra San Cataldese e Cireale. Sarà la Cireale a giocare il primo pallone di questa partita, partita che comincia adesso. Cireale che attacca dalla sinistra alla destra rispetto alla nostra postazione di Barraco. Attenzione però perché in aria Ficarrotta prova subito il sinistro, c'è una deviazione. San Cataldese subito vicino al gol dopo un minuto. Parte il cross, palla dentro, non arriva Wattara, non arriva nessuno. Ancora San Cataldese vicinissima al gol. Agli uomini in aria, si attende solo il fischio dell'arbitro per questo calcio d'angolo che viene battuto adesso da Ficarrotta direttamente verso la porta, ci mette le mani Barbieri che toglie il pallone da sotto la traversa. Terzo calcio d'angolo consecutivo. Luca Ficarrotta, serie di blocchi e di movimenti in aria. Ficarrotta, traiettoria lunga sul secondo palo. C'è la deviazione di Zappalà che non inquadra la porta. San Cataldese ancora vicino al gol. Oh Ficarrotta, pensiamo che sarà proprio Ficarrotta a calciare. E invece no, va Zappalà che sorprende Salvatore Barbieri sul proprio palo e la San Cataldese proprio da palla inattiva rompe l'equilibrio al minuto 27, non esulta Giuseppe Zappalà, gol dell'ex, ci si aspettava tutti, il mancino di Luca Ficarrotta ha fatto la finta, è partito Zappalà, destro ad aggirare la barriera, Barbieri pietrificato. San Cataldese avanti al minuto 26, il gol è di Giuseppe Zappalà. In questo momento in avanti è alquanto evanescente. Attenzione qui però, perché Cocimano entra in aria, Cocimano a tu per tu e c'è il miracolo di Dolenti o forse l'errore di Cocimano. Intanto manda a vuoto Carrozzo e trasforma allora l'azione difensiva in offensiva, prova a distendersi in contropiede della Cireale con in possesso palla Gualdi, apertura a destra per Albertini. Centrale il pallone per Cocimano, Cocimano dentro il tiro, il miracolo di Dolenti su Gualdi che ha calciato a botta sicura appena dentro l'area di rigore, destro secco e ancora Zappalà che allontana il pallone. Finisce qui il primo tempo 1-0 tra San Cataldese e Cireale, il gol che decide finora il match è stato messo a segno al 26esimo su punizione da Giuseppe Zappalà. 2 occasioni per la Cireale con Cocimano e con Gualdi per trovare il pareggio, è stato strepitoso e decisivo in entrambe le occasioni Dolenti. Fischio che arriva adesso, comincia qui il secondo tempo tra San Cataldese e Cireale. Sul pallone Sessa, parte la sua traiettoria a cercare in aria Sicurella, la sponda per Wattara che trova la deviazione vincente sotto porta, raddoppio della San Cataldese all'alba di questo secondo tempo. Al quinto scavetto, lob morbido di Alfonso Sessa, Sicurella si sgancia
sponda aerea spaccata in Robbe Ouattara che sul primo palo batte Barbieri 2-0 Sanca Taldese al quinto minuto della ripresa. Eccolo qui Ouattara in possesso palla, chiude il triangolo a Ficarrotta in aria, il cross dietro Ouattara, il pallone esce di un soffio per la Sanca Taldese che va a battere Ficarrotta. Palla dentro, c'è la deviazione e sul secondo palo manca la deviazione vincente, ancora zappa là. Parte Cocimano, miracolo, letteralmente miracolo di Gaetano Dolenti, ha tolto la palla da sotto l'incrocio dei pali. Soluzione balistica strepitosa di Cocimano, risposta eccezionale di Gaetano Dolenti. Con l'incitamento incessante ai tifosi della Sanca Taldese e della Cireale. Spettacolo anche in tribuna, attenzione perché c'è il gol! Sul secondo palo la deviazione di Vincente e di Salvatore Tosto. Anche lui al secondo gol stagionale. Calcio di punizione che sorprende la retroguardia cese sul secondo palo. Indisturbato è arrivato Salvatore Tosto, piattone al volo. 3-0, notte fonda per la Cireale, la Sanca Taldese si invola verso una nuova prestigiosa vittoria. Centrale il pallone per Gualdi, lancio lungo per Aloia, posizione regolare, Aloia entra in aria, ancora Aloia, si allarga, prova il tiro e Dolenti ancora, smanaccia e mette in angolo, ancora Gaetano Dolenti. Con calma Ficarrotta, non ha fretta, parte adesso la traiettoria, Contino a un passo dal 4-0, anche un altro ex, Gerlando Contino, appena entrato è quasi il primo pallone che tocca. Punizione in seconda, c'è tocco corto, batte Cocimano a giro e il gol questa volta lo trova. Riapre la partita la Cireale con una soluzione balistica eccezionale di Capitan Cocimano. Salvatore Cocimano riapre il match, punizione all'incrocio dei pali. Poco fa aveva tolto palla dal set Gaetano Dolenti, questa volta l'ha toccata ma non l'ha potuta togliere da sotto l'incrocio. Al 35esimo arriva il gol del 3-1. È Tosto, finisce qui, arriva il triplice fischio del signor Bonaldo. Sanca Taldese 3, Acireale 1, i gol nel primo tempo di Zappalà, al quinto della ripresa di Ouattara, poi il gol di Tosto al 22esimo e la gran punizione di Cocimano per il 3-1 finale. Vince la Sanca Taldese che continua a convincere al Valentino Mazzola. La Cireale si ferma a 3 vittorie consecutive da parte di Sebastiano Borzellino e Silvio Diliberto. È tutto, alla prossima. Mister, se si giocasse in casa verrebbe da dire che questa Sanca Taldese potrebbe anche vincerlo questo campionato. Sicuramente da sempre nella storia della Sanca Taldese il suo campo è stato il suo fortino, dove ha costruito tutta la sua storia. No, sono contento perché oggi veniva un avversario in salute, una squadra seconda in classifica. E noi non eravamo sicuramente al completo, visto le due esplosioni domenica, però i ragazzi ci hanno messo una voglia, una determinazione, una grinta di portare a casa una vittoria contro un avversario così, così importante, che stava facendo veramente bene. Quindi veramente oggi questa vittoria la dedico, e soprattutto merito di tutti i ragazzi, perché chiunque è entrato o chiunque è sceso in campo si è fatto trovare pronto. Veramente la forza di questa squadra e di questo gruppo che è veramente eccezionale. Mister, 3 gol su palla inattiva non possono essere un caso. È la dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto abbiate preparato bene questa partita. No, ma noi ci lavoriamo come il giusto che sia, però le palle inattive riescono se c'è attenzione, se c'è concentrazione e soprattutto se si crede in quello che si fa. Oggi è andata bene, i ragazzi sono stati sempre sul pezzo in ogni situazione, sia quando dovevamo difendere sia quando dovevamo attaccare, quindi è il giusto premio per ciò che si è seminato durante la settimana. Mister, una brutta sconfitta qui a San Cataldo, 3-1 piuttosto netto, però dei gol arrivati su delle vostre disattenzioni, tutto su palla inattiva praticamente. Sì, ma a parte io sono contento della prestazione dei ragazzi, perché noi abbiamo una filosofia, abbiamo un modo di giocare, abbiamo un modo di essere in campo e anche oggi l'abbiamo dimostrato, sapendo che eravamo in grossissime difficoltà anche numerica. I ragazzi che hanno disputato questa partita hanno veramente onorato questa maglia. Il risultato
credo che il portiere avversario ha fatto delle bellissime partite, bellissime parate. Noi abbiamo preso 3 gol su palla inattiva, però devo dire che ancora oggi sono molto molto contento di questi ragazzi, perché stanno seguendo i dettami di gioco del proprio allenatore, hanno questa filosofia di giocare sempre palla a terra con fraseggi. Sicuramente abbiamo sbagliato molto sotto porta, però la strada è questa, quella che abbiamo tracciato un mese e mezzo fa. Oggi ci sta, dispiace aver perso, però credo che anche oggi questa squadra ha fatto una grandissima partita. Una soddisfazione che abbiamo visto anche in pieno recupero, al 48esimo, 3-1 sotto, è arrivato un'azione, un cross sbagliato, gli applausi convinti da parte sua. Sì, ma noi siamo molto contenti di quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. La gente che ci è venuta a sostenere ha capito che questa squadra se la gioca fino alla fine, se la gioca sempre. L'ho detto, ha un modo di interpretare il calcio, ci piace, si divertono. Credo che questa sconfitta ci può stare, è un avversario difficile, in casa ha fatto tantissimi punti, ha battuto la Nocerina, ha battuto tante squadre che sono venute qui. Dispiace perché nei momenti migliori prendevamo sempre il gol. Credo che su calci piazzati non avevamo mai sofferto, vuol dire che oggi è stata brava la San Cataldese in queste situazioni. Giuseppe Zappalà, una grande punizione a stappare questo derby tra San Cataldese e Cireale, poi tra l'altro una bella, convincente e importante vittoria. Ma sì, è stata una vittoria importante, una vittoria che abbiamo cercato con tutti i nostri mezzi. Per noi era importante comunque tornare a vincere dopo quel filotto di 3 partite in una settimana dove abbiamo raccolto dei buoni pareggi ma senza vincere. Quindi oggi noi eravamo mentalizzati a portare a casa i 3 punti, a casa nostra, davanti a una cornice di pubblico spettacolare, ma lo sapevamo e ce l'aspettavamo. La punizione, sono felice, è andata bene. Gaetano Dolenti, autore di grandi parate quest'oggi, tra l'altro hai appena incassato i complimenti anche di mister Infantino. Sì, intanto buonasera, i complimenti fanno sempre piacere ed è il nostro lavoro, siamo pagati per questo e vedere la gente gioire in questo modo per noi è di fondamentale importanza. Quanto riguarda, abbiamo preparato la partita in maniera perfetta, sapevamo i punti deboli loro, sapevamo dove colpirli e diciamo che in qualche modo ci siamo riusciti. Abbiamo rischiato un po' perché loro giocavano veramente un gran bel calcio, giocavano sempre la palla a terra e puntavano a dare la palla dentro l'area solo e esclusivamente con cross per l'attaccante. Noi siamo stati veramente bravi e abbiamo fatto una grande partita.